Io vi ringrazio a nome del Partito Democratico perché questa campagna elettorale, in queste settimane, grazie al vostro lavoro, all'attenzione, alla disponibilità che ci avete dimostrato, noi abbiamo consentito al PD di far circolare un po' di idee, il lavoro dei nostri candidati. Complessivamente il vostro lavoro è stato prezioso, la collaborazione positiva, un'attenzione su di noi e quindi un lavoro che ci ha consentito di provare a alzare un po' il livello del dibattito e del confronto in una campagna elettorale un po' strana, se ci pensiamo, non tanto e non soltanto in provincia di Viterbo, quanto a livello nazionale complessivamente, una campagna elettorale confusa, un po' rissosa, nella quale tutto sommato più forze, più coalizioni, più soggetti hanno lavorato non tanto non per il Paese o per consegnare una proposta al Paese, quanto per provare ad indebolire, a zoppare e mettere in difficoltà l'unica proposta che il Paese aveva di fronte, quella del Partito Democratico e del centrosinistra. Noi abbiamo fatto una buona campagna elettorale, secondo me, numerosissime le iniziative del PD, ovviamente numerosissime gli incontri e le iniziative dei candidati, che ringrazio tutti, candidati al Parlamento e candidati al Consiglio regionale. Abbiamo provato nell'ultima fase, nell'ultimo tratto di campagna elettorale, ad intensificare un lavoro ed una presenza nei luoghi della vita quotidiana della provincia di Viterbo. Mercati, ospedali, zone artigiane, imprese, cioè la realtà, la società reale, evitando di incontrarci sempre e comunque in luoghi chiusi o tra di noi per provare a rafforzare di più un rapporto ed un messaggio positivo nei confronti dell'elettorato. Ora, io non ero e non sono candidato, come voi sapete, ho girato comunque, specie in quei luoghi là, visto che una campagna elettorale senza girare in quei luoghi per me non è una campagna elettorale. Che cosa ho raccolto? Sicuramente molto disorientamento, molta incazzatura, almeno ci capiamo in modo preciso su quello che voglio raccontare. Ho raccolto però anche forti sentimento di diciamo, c'è una voglia di essere ascoltati, c'è una voglia di confrontarsi, di ragionare, di riflettere. E il meccanismo era sempre lo stesso, i primi secondi di difficoltà nell'approccio, poi diciamo saltato il primo momento, il colloquio, il confronto con i cittadini di questa provincia andava avanti e poi quel sentimento, non sempre ma a volte, spesso e volentieri, si trasformava in attenzione sulle nostre proposte, in atteggiamento positivo. La cosa che ci si chiede a noi, al Partito Democratico, al centrosinistra, almeno a me è capitato così, poi gli altri candidati che hanno girato sicuramente più di me e con un altro spirito racconteranno, è la serietà, la sobrietà, il rigore nell'analisi rispetto alla situazione che abbiamo di fronte, proposte concrete. Non ultimo, ci si chiede di ritornare anche dopo in quei luoghi, perché uno dei vizi talvolta anche noi abbiamo imparato ad utilizzare è che in quei luoghi, nei mercati, negli ospedali, nelle zone artigianali, nelle piazze, ci si va in quei giorni, si fa bella figura, si consegna il materiale e poi si rischia di non andare più. Io questo aspetto l'ho raccolto e credo di poter dire a nome di tutti, di chi sarà eletto in Parlamento, di chi non sarà eletto, di chi sarà eletto in Consiglio regionale, a nome di questo pezzo del gruppo dirigente della Federazione di Viterbo, credo di poter dire che possiamo prenderci l'impegno di ritornare in quei luoghi anche e soprattutto dopo il voto. Ci ritorneremo con la speranza,
di poter spiegare, raccontare e rafforzare un'azione di governo nel Paese e nella Regione Lazio che sarà complessivamente importante, ci ritorneremo per evitare i rischi e di commettere gli stessi errori che abbiamo commesso in altre situazioni quando eravamo al governo, che tutto sommato ci immaginavamo che bastasse il governo, il Parlamento, la discussione alla Camera e poi le riforme potessero prendere forma tranquillamente nel Paese. Quelle esperienze dei governi passati ci hanno insegnato che se non c'è soggetto politico realmente radicato, organizzato, strutturato, in grado di rafforzare un rapporto con la società reale, non va. E noi questo impegno ce lo prendiamo, io mi sento di prenderlo. Ovviamente questa occasione, poi velocemente concludo, per me, per noi è l'occasione per consegnare alla Tuscia attraverso di voi l'ultimo appello, l'ultima riflessione pubblica, diciamo così, con la speranza che ci possa essere qualche ora, diciamo, di tranquillità e di serenità affinché gli elettori possano realmente ragionare tra domani, domenica, su come orientarsi. Io penso a due aspetti. Il primo riguarda noi e la Tuscia. Noi di fatto siamo l'unica forza politica che è nelle condizioni di poter disporre di una delegazione in Parlamento numerosa ed autorevole. In quella delegazione c'è il frutto del lavoro di questi anni e c'è il frutto del lavoro e della scelta delle elezioni primarie. Siamo l'unica forza che è nelle condizioni di esprimere un consigliere regionale nel Lazio. E l'occasione è ghiotta per anche qui ricordare che per esprimere un consigliere regionale occorre votare il PD e non farsi, diciamo, confondere da altre liste che richiamano il nome del candidato presidente. Noi continuiamo a dire fino all'ultimo di fare quella benedetta croce sul simbolo del PD, perché è il PD oggi l'unica forza politica in grado di consegnare a queste terre un consigliere regionale. Il secondo aspetto è più generale, diciamo, fa riferimento alla vicenda che vive il Paese, consentitemelo, poi mi taccio. Lo dicevo prima, in queste ore ci auguriamo un po' tutti che ci siano dei momenti e delle ore in cui, essendo il silenzio elettorale, i cittadini possano ragionare con serenità, riflettere e andare al dunque. In quei momenti gli elettori si dovranno chiedere chi potrà meglio di altri garantire serietà e governabilità in questo Paese. Ora, io credo che sta qui la garanzia del Partito Democratico e del centrosinistra, a partire da quel pezzo del Paese che soffre di più, perché non ci siamo mai dimenticati e non ci stanchiamo oggi di ripetere che noi questo Paese lo vogliamo trasformare, governare partendo da un punto d'osservazione, cioè da chi sta peggio e da chi sta indietro, e che siamo stati gli unici a provare, secondo me ci siamo riusciti bene, a costruire una proposta complessiva per il governo del Paese, cioè qualcosa per, a favore di, non tanto contro. La campagna elettorale è stata caratterizzata da questo, lo dicevo prima, cioè il tentativo di indebolire e non ci sono altre formazioni politiche o altre coalizioni che si sono presentate con una proposta per il Paese. Si sono presentati tentando di condizionare da sinistra o da destra il Partito Democratico. E penso che anche e soprattutto per queste ragioni sia giusto chiedere un voto al Partito Democratico, che è sinonimo in fondo di serietà, di sobrietà, di quel nuovo civismo di cui il Paese ha bisogno, di una nuova moralità, e è sinonimo di attenzione allo sviluppo, al lavoro e alla giustizia sociale. Io la finisco qui e vi ringrazio di nuovo per queste settimane e per l'attenzione che ci avete dimostrato.